L'ospite risultata al primo tampone positiva al Covid è stata nuovamente tamponata ed il risultato è stato negativo. Quindi la nostra ospite sta bene, non è ammalata. Sospiro di sollievo alla RSA di Montevarchi, dove nei giorni scorsi un'anziana ospite di 99 anni, che aveva contratto il virus nei mesi scorsi ed era stata dichiarata ufficialmente guarita a fine maggio, era risultata nuovamente contagiata. La donna era stata infatti ricoverata al San Donato per un trauma dopo essere caduta ed era così risultata positiva al Covid. La signora adesso è però risultata negativa al test di conferma. In pratica si sarebbe trattato di un caso falso positivo. Ho chiesto comunque formalmente al direttore generale che per sicurezza vengano predisposti i tamponi a tutti gli altri ospiti e anche al personale all'interno della struttura per poter quindi in tempi rapidi tornare ad essere una struttura RSA come lo è sempre stata e quindi poter riportare a casa gli ospiti che sono a Fojana della Chiana e poter permettere quindi il prima possibile la ripresa delle visite dei familiari nei confronti dei loro cari, sempre a distanza con tutte le precauzioni che già avevamo messo in atto nei giorni scorsi, ma potendo tirare un sospiro di sollievo e potendo riapplicare quanto prima il protocollo che avevamo concordato con la ASL, ovvero di subentro della cooperativa e di ritorno di tutti i nostri ospiti. Scongiurato dunque un nuovo pericolo Covid all'interno della struttura di Via Pascoli, dove il virus aveva provocato molti contagi e il decesso di 18 ospiti, vicenda adesso al centro di un'inchiesta della Procura di Arezzo.